Su pietra era cominciata a Firenze nella seconda metà del Cinquecento e nell'ambito della teoria del paragone, probabilmente, cioè in questo confronto fra la statua e il dipinto e in questo dibattito che si era generato a proposito della superiorità della scultura o della pittura. Usando la pittura su pietra, i pittori conferivano un elemento quasi di eternità, di durevolezza alle loro opere, che prima era stato considerato appannaggio esclusivamente della scultura. La pittura su pietra ha un nuovo momento di fortuna a Roma all'inizio del Seicento, probabilmente legato all'idea di alcuni pittori di dipingere sulla pietra nera, sulla lavagna, e in questo modo di ottenere gli effetti di una notte molto profonda, molto buia, ma al tempo stesso scintillante, che erano gli effetti che potevano essere conferiti da una superficie scura ma lucidata sulla quale si andava a porre la pittura. Alcune opere di questo tipo attirarono l'attenzione di Scipione Borghese e sono ancora oggi conservate nella Galleria Borghese, per esempio le opere di Alessandro Turchi, che sono davvero fra i capolavori più preziosi di questo artista, un artista veronese che arriva a Roma nel corso del secondo decennio proprio per dipingere nelle fabbriche di Paolo V, ma che nello stesso tempo contribuisce alla collezione di Scipione Borghese e con questi dipinti piccoli ma molto preziosi. Un altro esempio ancora più ricercato della pittura su pietra è sicuramente l'ovale sul lapislazzulo, dipinto su entrambi i lati da Antonio Tempesta, e che rappresenta Perseo e Andromeda e il ritrovamento del corpo di Adone da parte di Venere, e che è in questo momento posto proprio sopra un tavolo di marmo. È una sorta di collegamento fra tutti quanti i materiali che contribuiscono alla ricchezza della collezione di Scipione Borghese, ed è un elemento che ci fa comprendere come questo tipo di oggetto, in cui la pittura era utilizzata come decorazione di una pietra che a volte poteva essere anche una pietra preziosa, contribuisse a segnalare la rarità delle opere che si potevano trovare all'interno della collezione di Scipione Borghese.